Ciao a tutti, eccoci qua. Appena finito l'evento Apple, ci sono state tutte le novità che vi avevo anticipato nello scorso video, qualche giorno fa. Quindi sostanzialmente tutti i rumors sono stati rispettati. Potete trovare ovviamente la registrazione dell'evento sul sito di Apple. Ma qui adesso vi faccio velocemente un recap di tutte le novità che sono state presentate. Vi ripeto, è stato tutto confermato, ma le riscorriamo insieme perché magari ci sono delle informazioni diverse, leggermente diverse rispetto a quelle che vi avevo detto la volta scorsa. Allora, partito l'evento, Tim Cook ha fatto un breve recap delle informazioni sui nuovi Mac che sono stati presentati qualche mese fa e sul Vision Pro. Subito dopo è partito a bomba con il Watch Series 9, quindi nuova serie di Apple Watch, come vi avevo anticipato, nuovo processore, nuovo SIP, questa volta si chiamerà S9 ovviamente, nuove performance con la dichiarazione di all'incirca 60% di transistor in più e un 30% di performance superiori per quanto riguarda la GPU. Da questo momento in poi, con questo nuovo processore, quindi questo nuovo SIP S9, sarà possibile eseguire le richieste di Siri in locale grazie al nuovo Neural Engine presente sul nuovo SIP. Quindi sostanzialmente non so bene se sarà realmente su tutte le richieste che faremo a Siri o soltanto su quelle fondamentali, però di base, in teoria, sul nuovo Apple Watch Siri dovrebbe funzionare in locale senza doversi connettere a internet. Nuova funzionalità Siri più Health, quindi da questo momento con questo nuovo processore Neural Engine Siri sarà in grado di accedere alle nostre informazioni dell'app Salute e rispondere a eventuali domande. L'S9, oltre quindi ad avere una nuova potenza, ha anche un nuovo chip ultra wideband. Questo gli permetterà anche all'Apple Watch di trovare e cercare con la funzionalità dov'è il nostro iPhone. Per quanto riguarda il display, in questo caso un display migliorato che arriva fino a 2000 nits e può scendere fino a 1 nit di luminosità. Questa invece è un'altra cosa molto interessante che è stata presentata. Questo nuovo S9 con i vari nuovi sensori associati permetterà di gestire una nuova gesture, quindi facendo un doppio tap con indice e pollice della mano dove è attaccato l'Apple Watch sostanzialmente, facendo questo doppio tap, quindi l'orologio riconoscerà in automatico questa gesture. E questa gesture potrà eseguire delle azioni a seconda dell'app aperta in quel momento. Quindi, facendo un esempio molto semplice, l'Apple Watch riceve una chiamata, facendo un doppio tap si risponderà alla chiamata, con chiamata in corso, facendo un nuovo doppio tap si aggancerà la chiamata. Per quanto riguarda le disponibilità, nuovo colore rosa fra i vari disponibili. È stata rimossa, come vi avevo preannunciato, in generale la pelle da tutti gli accessori, quindi in questo caso rimossi gli accessori di pelle, i cinturini sostanzialmente, sostituiti da un nuovo materiale che è stato chiamato Fine Woven. Per quanto riguarda, purtroppo, come vi avevo preannunciato, è stato anche confermato la nuova edizione dell'Apple Watch Ultra, che si chiamerà Watch Ultra 2. Non ci saranno grosse modifiche a questo nuovo Apple Watch, sostanzialmente avrà questo nuovo SIP S9, supporterà tutte le cose che ci siamo detti di questo nuovo Apple Watch Series 9, display che arriverà fino a 3000 nits in questo caso, nuova watch face modulare che potrà contenere un po' tutte le informazioni, la durata della batteria è la stessa e già vi dico che io quando ho fatto il mio Apple Watch Ultra non ho trovato una grossa miglioria rispetto al Watch Series 8, quindi secondo me la batteria era un qualcosa su cui si poteva lavorare di più. Ci sarà un nuovo misuratore dell'elevazione, quindi a livello mare fino ad arrivare insomma alle vette più alte delle montagne. Nuovi colori per i cinturini, in generale
Sull'Apple Watch Apple si è un po' vantata che tutti questi nuovi Apple Watch saranno carbon neutral, quindi sostanzialmente non producono nessuna CO2 in fase di costruzione del prodotto. E in generale anche tutti i nuovi cinturini che sono stati presentati saranno quasi del tutto con materiale riciclato. Per quanto riguarda l'Apple Watch, quindi 9 e Ultra 2 saranno disponibili all'ordine da oggi e in vendita dal 22 settembre. Ma passiamo al piatto forte dell'evento, iPhone 15. Come avevo preannunciato, quindi Dynamic Island da quest'anno su tutti i prodotti iPhone, quindi 15 e 15 Pro e Pro Max. Super Retina XDR display con tecnologia OLED che arriva anche in questo caso fino a 2000 nits, tagli di schermi quindi 6.1 sempre 6.7, 15 normale e 15 plus. Per quanto riguarda il design, anche in questo caso si è cercato un po' di, come dire, poi ci arriviamo al 15 Pro, si è cercato un po' di allineare il design di questo 15 a quello che sarà quello del 15 Pro, quindi in questo caso si è passati a un alluminio del telaio spazzolato con bordi arrotondati sugli angoli, nuovo vetro posteriore più resistente, mi è parso di capire dalla presentazione, con il colore infuso direttamente del materiale, quindi dovrebbe essere una produzione, diciamo, che garantisce un po' più la resistenza del colore che abbia effettivamente la tonalità che Apple vuole. Nuova camera da 48 megapixel per quanto riguarda la main camera. Calcoli computazionali per gestire la luce e i dettagli. 12 megapixel il teleobiettivo che arriva fino a 2x di zoom. Ritratto di nuova generazione, anche in questo caso usando il machine learning, può passare in automatico nella modalità ritratto. Migliore modalità notturna, come sempre, in generale, quando presentano nuove fotocamere, tendenzialmente vanno anche a mettere dei sensori più ampi e quindi in generale catturano più luce e riescono a gestire in maniera migliore le foto in modalità notturna. Performance, come vi avevo preannunciato, sostanzialmente il 15 is the new 14 Pro, quindi in questo caso troveremo il vecchio A16 Bionic come il 14 Pro. Connettività, passiamo quindi a una delle più grandi novità di quest'anno. Anche in questo caso, come l'Apple Watch, nuovo Ultra Wideband di seconda generazione per trovare gli oggetti. In questo caso, da quest'anno si potranno anche trovare gli amici che ovviamente devono dare il permesso per questa funzionalità. Audiochiamate migliorato con il machine learning, in cui hanno fatto vedere un video in cui si può anche andare a ridurre il rumore direttamente in fase di chiamata, il rumore di sottofondo. Nuove funzionalità satellitari, quindi ci sarà anche il dov'è satellitare e eventualmente il soccorso stradale, sempre ovviamente nei paesi in cui effettivamente sarà abilitata questa cosa. Dopodiché, gratuito questa cosa, insomma, funzionalità satellitare tendenzialmente sarà gratuita per i primi 2 anni. Come ci siamo detti sulle anticipazioni, USB-C. Quindi cambio di presa, si abbandona per sempre la Lightning per passare alla USB-C sostanzialmente su tutti i prodotti Apple. Però in questo caso, come vi avevo anticipato per quanto riguardava già i rumors, questa USB-C sostanzialmente è una USB-C travestita da USB 2.0, quindi sostanzialmente avrà un formato USB-C. Ma sostanzialmente come velocità avrà le prestazioni di una USB 2.0, quindi nulla di migliorativo rispetto alla presa Lightning. Come avevo preannunciato, in questo caso ci sarà poi le nuove AirPods Pro 2 che avranno il case con la presa USB-C, anche le cuffie con cavo sono state aggiornate aggiungendo la presa USB-C. Sempre MagSafe, ovviamente, in questo caso però ricarica wireless con lo standard QI2. Per quanto riguarda i prezzi,
Sinceramente adesso lo vado a vedere al volo perché già trovate da questo momento il sito Apple aggiornato con un po' tutto. Sostanzialmente, per quanto riguarda i prezzi, l'iPhone 15 partirà da 979 euro in Italia, 1129 invece l'iPhone 15 Plus. Per quanto riguarda i tagli di memoria, non ci sono novità, se non sbaglio, entrambi partono dai 128 giga. Questo, ripeto, il taglio da 128 giga a mio avviso è un po' anacronistico. Avrebbero potuto fare un po' un regalo agli utenti e partire direttamente dal taglio da 256. Passiamo poi quindi al vero protagonista di questo evento e a mio avviso l'unico telefono che conviene acquistare se si fa un upgrade, per esempio, dalla precedente generazione di iPhone. iPhone 15 Pro, come preannunciato da un po' tutti i rumors, case, quindi frame, telaio in titanio. Spazzolato con bordi arrotondati, quindi hanno cercato un po' di omologare i due telefoni, grado 5. Ma attenzione, il telaio non è interamente in titanio, ma bensì sono stati fusi due elementi, quindi il titanio è per il frame esterno, la parte interna, quindi il plate su cui poi si poggiano un po' tutti i componenti, sarà sempre in alluminio. Più leggero, questa è una, sembra una stupidaggine, ma è una delle cose che mi interessa di più. Uno degli unici difetti che contesto sempre al mio iPhone 14 Pro Max è che pesa troppo, quindi effettivamente questo telaio in acciaio cominciava a pesare veramente tanto. Finalmente, nuovo materiale in titanio che è più leggero e resistente dell'acciaio, si passa dai 240 grammi del vecchio iPhone 14 Pro Max i 221 grammi, quindi perdiamo circa 20 grammi del nuovo iPhone 15 Pro Max. Bordi più sottili del display, come vi avevo anticipato, quindi il telefono in pratica avrà stesso display, quindi 6,1 e 6,7 pollici, ma sarà leggermente più stretto e leggermente più corto. Perché appunto ci sono i bordi più ridotti del display. Se non sbaglio, ha perso più o meno 1 mm in larghezza, 1 mm in altezza. Nota negativa, è leggermente più spesso, ma parliamo dell'ordine di neanche mezzo millimetro, se non sbaglio, sono 0,3 mm, una cosa del genere. Quattro colori, fra cui, come vi dicevo, ci saranno, hanno tutti la denominazione titanium, quindi blue titanium, black titanium in inglese, eccetera. Il natural titanium sarà il colore naturale del titanio, quindi una sorta di grigio chiaro. Come vi avevo anticipato, azione, pulsante azione, quindi al posto del buon vecchio trigger muto, stato normale del telefono, ci sarà un pulsante, un po' come l'Apple Watch Ultra. Sui Pro, che tendenzialmente appunto vi permetterà di configurarlo con delle azioni rapide. Super Retina XDR Display, Standby Mode, che è la nuova modalità nel momento in cui lo mettete in carica in orizzontale, che è stata presentata per il nuovo iOS. Cosa fondamentale sempre per questo nuovo telefono, nuovo processore, in questo caso di ultima generazione, quindi ha addirittura cambiato denominazione, probabilmente un po' per andare a identificare e a distinguere il processo produttivo a 3 nanometri. Processore A17 Pro, quindi passiamo da una dicitura che era il classico A16 Bionic, per esempio, a una dicitura Pro, quindi A17 Pro, 3 nanometri. Nuova GPU, 19 miliardi di transistor, questa nuova CPU sarà sempre 6 core, 2 performance, 4 efficiency. Nuovo Neural Engine, sempre a 16 core, con prestazioni doppie rispetto all'attuale. Machine Learning, anche in questo caso sempre sul telefono, quindi Siri girerà direttamente in locale. ProRes codec direttamente nel processore, Display Engine e nuovo codec AV1 in caso di streaming, per esempio, che è molto più efficiente rispetto al classico H.264, scusate. USB-C,
come dicevano dai rumors, però in questo caso vera USB-C di tipo USB 3, quindi una velocità che arriva fino a 10 gigabit al secondo, 20 volte più veloce rispetto alla USB 2. Quindi per farvi un esempio pratico e semplice, iPhone 15 ha una determinata velocità di trasferimento dati con la USB-C, iPhone 15 Pro avrà una velocità che sarà 20 volte superiore. GPU, come dicevo, GPU di nuovo design di Apple, in questo caso con 6 core anziché 5 del vecchio A16, se non sbaglio, 20% più veloce e nuove caratteristiche, mesh shading e addirittura anche il ray tracing, quindi per la prima volta, credo, in uno smartphone sento per la prima volta il ray tracing hardware su un processore da smartphone. MetalFX Upscaling, quindi sarà in grado anche di fare l'upscaling con le librerie di Apple grafiche. Quindi in questo caso nei rumors non era uscito questo dettaglio specifico, però sostanzialmente hanno cercato anche di creare il miglior gaming phone al mondo al momento attuale. Compatibile come sempre con i principali controller, addirittura pensate che questo nuovo processore sarà in grado di far girare delle versioni di giochi AAA, ad esempio hanno fatto esempio di Resident Evil Village e qua il remake del 4, che di solito sono giochi disponibili solo su PC e console, ma il gioco nativo per PC e console sarà in grado, immagino con un minimo di rielaborazione, di girare direttamente su questo nuovo iPhone 15 Pro. Passiamo poi a un altro dei migliori upgrade che ha il telefono, quindi Pro Camera, sempre 48 megapixel la principale, sensore più grande, migliore modalità notte. E passiamo poi a quella che è la vera novità, che è l'unica distinzione fra il modello Pro e il modello Pro Max, come vi dicevo dai rumors. Per quanto riguarda il modello Pro, teleobiettivo che arriva a uno zoom fino a 3x, novità sul Pro Max invece, zoom grazie alla dimensione del telefono, zoom è 5x, quindi si arriverà a non 6x come dicevo nei rumors. E questa cosa l'hanno raggiunta non con un design periscopico, ma sembra con un design che loro hanno chiamato tramite tetraprisma. Quindi ci sarà dentro un vetro di tipo prismatico che sostanzialmente facendo fare delle curve alla luce riescono ad allungare sostanzialmente la lunghezza focale del teleobiettivo. Quindi grazie a questa innovazione si riesce ad arrivare ad una lunghezza focale che passa da 13 mm a 120 mm, quindi si arriverà fino a uno zoom ottico 5x sul Pro Max. Per quanto riguarda altre cose, dei video molto interessante, sarà possibile grazie a questa USB-C di tipo USB 3 trasferire, registrare dei video e trasferirli direttamente tramite cavo su un drive esterno. Altra caratteristica e novità, sarà possibile registrare videolog e ci sarà il supporto a quello che hanno chiamato supporto all'ASIS, che è una sorta di standard cinematografico per quanto riguarda i colori. Altra cosa interessante, quindi quello che dicevano è che questo modello Pro farà delle foto incredibili, che potranno essere visualizzate in maniera incredibile sul loro visore Vision Pro. Novità che poi si pensava dai rumors fosse una prerogativa del modello che poi, come vi dicevo, non è stato presentato, il modello Ultra, sembra che già questi modelli Pro di quest'anno, quindi 15 Pro, potranno girare dei video che hanno chiamato spaziali, quindi special video, da visualizzare, quindi una sorta di video tridimensionali da visualizzare sul loro Vision Pro. Questa funzionalità sarà disponibile da fine anno. Per quanto riguarda l'acquisto, vi dico già che il pre-order è già segnato sul sito Apple, sarà possibile da questo venerdì dalle ore 14 e la vendita sarà disponibile dal 22 settembre. Per quanto riguarda i prezzi, finalmente questa cosa interessante, non vi nascondo, senza entrare in termini tecnici, i prezzi
menano abbastanza, detta alla romana. Quindi 15 Pro parte dai 1239 euro. In questo caso, però, appunto, sempre con il triste e anacronistico taglio da 128 giga. Quindi 15 Pro 128 giga parte da 1239 euro. 15 Pro Max da finalmente, per fortuna, in questo caso hanno ragionato un attimo, parte da 256 giga e 1489 euro. Il mio consiglio spassionato è che, a mio avviso, quest'anno il 15 Pro Max è davvero lo smartphone, se volete fare un 15 Pro, da acquistare, dato che ha sì una differenza di più di 200 euro, perché si passa dai 1239 del Pro ai 1489 del Pro Max, ma abbiamo 256 giga anziché 128, e vi ricordo appunto anche uno zoom ottico 5x anziché 3x. Per quanto riguarda poi ulteriori novità, non mi pare, no, vi ho già detto tutto. Informazioni di servizio, tutti i nuovi sistemi operativi saranno disponibili, se non sbaglio, dal 18 settembre. Quindi per quest'anno, a differenza dell'anno scorso, anche iPadOS nuova versione, quindi il 17, sarà disponibile insieme a tutti gli altri sistemi operativi. Quindi preparatevi per i preacquisti, e secondo me questo è una cosa che dice sempre Apple, però questo sarà il miglior iPhone di sempre. Io personalmente non credo di aggiornare subito, passare subito dal mio 14 Pro Max al 15 Pro Max. Vi dico già subito che io acquisterò per certo il 15 Pro Max, ma credo che aspetterò di acquistarlo ad un prezzo leggermente più inferiore, metà anno prossimo, da Amazon, magari un seconda mano di Amazon, che secondo me è il modo migliore per acquistare prodotti Apple di questi tempi. Questo è tutto, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!